Dottor Nicola Cantone, direttore amministrativo dell'ASL Napoli 2 Nord, i lavoratori della vecchia ditta che effettuava la ristorazione all'interno dell'ospedale sono in agitazione perché alcuni di loro non sono stati assunti alla nuova ditta. Sì, è un'agitazione che nasce dal subentro della nuova ditta aggiudicataria che è UNATI per i servizi di ristorazione di tutti i presidi dell'ASL Napoli 2 Nord. Però in realtà si tratta di, per il presidio ospedaliero di Pozzuoli abbiamo dovuto anticipare il cambio del servizio, della ditta che gestisce il servizio di ristorazione, atteso che la ditta precedente, la Campania Catering, è stata oggetto di fallimento e quindi era sottoposta a curatela fallimentare. Il curatore fallimentare ci ha comunicato che era stato autorizzato all'esercizio provvisoriamente, alla continuazione dell'esercizio dell'attività, ci ha comunicato che in data 30 ottobre avrebbe cessato l'attività e quindi avremmo corso il rischio di restare con il presidio ospedaliero scoperto per garantire i pasti ai pazienti. Di Guisa abbiamo anticipato il cambio per quanto riguarda il presidio di Pozzuoli e la nuova ATI aggiudicataria ha proceduto ad una assunzione dei lavoratori che erano precedentemente impegnati con la Campania Catering nella misura proporzionale a garantire il servizio per il solo presidio di Pozzuoli. A questo punto gli altri lavoratori c'è possibilità che vengano riassunti? A questo punto è prioritario che vengano completate le procedure amministrative per quanto riguarda il cambio di gestore. E dopodiché c'è un capitolato che prevede il passaggio di cantiere, quindi l'assorbimento dei lavoratori precedenti, a condizione che gli stessi fossero sul libro matricola almeno 6 mesi prima dell'indizione della gara che è avvenuta a marzo. È ovvio che compatibilmente con l'autonomia organizzativa e gestionale dell'ATI aggiudicataria e sicuramente al fine di rispettare quelli che sono gli standard qualitativi e quantitativi del presidio ospedaliero e degli altri presidi, ci potrebbero essere delle possibilità di assorbimento di questi lavoratori.